Ciao ragazzi, benvenuti nella cucina del goloso mangiarsano. Oggi video un po' diverso dal solito e vi faccio appunto vedere la cucina di casa mia, che è la nuova cucina dove registriamo. Vi farò vedere tutti quanti i cassetti, come ho disposto le cose, come sistemo la dispensa e vi farò vedere anche la parte che sta dietro e che quindi nelle video ricette non vedete. Andiamo! Ho messo la camera a distante così potete avere uno sguardo d'insieme di quella che è la cucina. Il pezzo principale della cucina è sicuramente l'isola, con questo piano scuro, effetto un po' anticato, e il piano a induzione, che prosegue con questo tavolino da 2, massimo 3 posti che io e Francesco utilizziamo tutti i giorni per mangiare. Sotto al piano induzione abbiamo dei cassetti da 90, sono 3 cassetti. Nel primo ci metto tutte quante le posate, i cucchiai di legno, le presine, le spatole, i coltelli. Nel secondo cassetto tengo gli stracci della cucina. Tengo sempre nel cassetto anche un taglierino, un cutter per tagliare la carta forno in questo modo. Questo è il posto della bilancia, abbiamo anche lo scotch con cui faccio le etichette, le tovaglie a destra con i sottopentola. Nell'ultimo cassettone, questo qui più in basso, tengo invece le pentole. Qui ho 2 pentole a pressione, la grattugia, un tegame, 2 casseruole, vari contenitori. In questa parte dell'isola ho messo questo tagliere che mi piace molto, è in bambù, ce l'ho già da quasi un anno e mi piace perché ha questa battuta e in questo modo riesco a averlo sempre stabile senza che sfugga. In più sembra quasi fatta apposta perché è della lunghezza giusta per questo ripiano. A sinistra del tagliere ho la presa della corrente che è molto comoda, ha questo meccanismo a scomparsa, l'unica pecca è che le prese con 3 asticelle non entrano perché essendo una presa asciugo ha soltanto 2 entrate, però devo dire che è davvero molto comoda, io ci tengo attaccato sempre il caricabatterie dell'iPhone che si scarica alla velocità della luce e tutti quanti gli elettrodomestici della cucina. Sullo sfondo c'è il portaspezie, è lo stesso che ha anche Elisabetta nella sua cucina, ci siamo trovate molto bene e quindi l'ho ricomprato identico. Un'altra cosa che tengo sempre sull'isola è l'oliera e il macinapepe. Quando ho fatto il progetto della cucina non sapevo come gestire lo spazio sotto l'angolo, in quanto non è facilmente raggiungibile. Dopo averci pensato a lungo mi è venuta l'idea di creare un accesso da dietro. Non è lo scomparto più accessibile della cucina perché comunque bisogna abbassarsi, ma è decisamente la soluzione più comoda tra quelle possibili. La chiusura è a pressione e quindi non si vede nulla. Andiamo avanti e vi faccio vedere la parte che sta sotto al tagliere. È un vano a giorno, quindi senza sportelli né cassetti. Mi piaceva l'idea di poter avere un accesso rapido senza dover aprire o chiudere nulla. Ci tengo vari elettrodomestici, tra cui il robot da cucina e il frullatore ad immersione, o comunque cose che utilizzo costantemente. Qua a sinistra invece tengo nel primo scomparto i bicchieri. In questo modo prendono meno polvere, ho le tazzine da caffè, 2 flute, calici da vino e le coppette da macedonia. E sotto ho la macchina del pane, di cui però non vi metto il link in descrizione in quanto non sono soddisfatta dell'acquisto. Ce l'ho comprata, la uso, ma non la ricomprerei, quindi vi metto in descrizione soltanto le cose che vi consiglio di acquistare. Una di queste cose è il frigorifero, questo frigo alle mie spalle è veramente top, ha una refrigerazione omogenea e non fa umidità all'interno. È un frigorifero molto capiente ed è completamente frigo, quindi non ha il congelatore ce l'ho di là. Una domanda che fate sempre in tantissimi è come mi trovo col piano a induzione. Il piano a induzione non pensavo, non gli avevo dato tanta fiducia all'inizio, invece mi piace tanto, mi è comodo soprattutto il fatto che ha una regolazione delle temperature della potenza molto sensibile, cosa che con il gas invece non è possibile fare, perché il gas lo mettete al massimo, al minimo oppure medio-basso, ma non si riesce ad avere una regolazione che va da 1 a 10 perché la rotella non è così sensibile. Accanto al frigo invece ho la dispensa che adesso vi faccio vedere tutta quanta com'è organizzata.
Come vedete, a me piace organizzare la dispensa a barattoli. Utilizzo questi barattoli dell'IKEA. Ogni volta che faccio vedere la dispensa qualcuno che mi dice che c'è troppa plastica arriva sicuramente. Allora, è vero che è plastica, però è plastica non usa e getta. Sono barattoli che io ho da alcuni anche 5 anni e conto di portarmeli avanti per altrettanto. All'interno di questo, soltanto di questo scaffale ci sono 38 contenitori e avere 38 buste, bustine, sacchetti aperti all'interno di una dispensa da 60 cm sicuramente è molto più confusionario, invece con la dispensa a contenitori è possibile. Nel ripiano sotto di solito tengo la pasta già pesata, ogni contenitore infatti ne contiene più o meno 200 grammi, perfetta per me e Francesco. A destra invece tengo il barattolone con il pane grattugiato che è quasi finito. Quando non ho voglia di fare le etichette taglio un pezzetto della confezione in cui è contenuto il prodotto e la metto dentro al barattolo. Questa in particolare è tenuta semplicemente dal peso stesso dell'avena. Mi piacciono tanto anche questi contenitori, quando li ho a disposizione infatti non li butto. In questo ho messo la quinoa e in quest'altro il riso. Ovviamente qua l'etichetta è d'obbligo perché il contenuto non si vede, quindi altrimenti potrei confondermi. Comunque prossimamente mi piacerebbe molto dipingerli con la pittura nera e scrivere il contenuto in bianco effetto lavagna. A destra invece ho le farine, come vedete sono quasi tutte etichettate perché le farine si assomigliano un po' tutte quante, quindi è facile confondersi, mentre contenitori che hanno ceci, lenticchie o mandorle non è necessario aggiungere l'etichetta perché comunque il contenuto è ben riconoscibile. Scendendo ancora troviamo uno scaffale in cui io tengo tutto ciò che ho ancora chiuso. Lo divido in due parti, a destra metto i sacchetti e a sinistra i barattoli. Fino a che non apro le cose, infatti, non le metto nei contenitori, le tengo semplicemente qua dentro a mo' di stoccaggio. Infine, nell'ultimo ripiano, tengo in fondo le bottiglie, quindi olio, spumante, salsa di soia, liquori, tutto quello che è in bottiglia. E davanti quelle che io chiamo le scatole dei dolci, erano le scatole che tenevano i set di piatti e sono molto resistenti, quindi mi piacciono. Tutto quello che può servire per un dolce, mix per cioccolata calda, burro di mandorle, granella di nocciole, di là c'è il lievito, qui abbiamo un sacco di cacao in polvere, codette di zucchero al cioccolato, gocce di cioccolato, altre codette di zucchero. È comoda anche per quanto riguarda le farfalline. Io ho avuto ben due invasioni di farfalline, quei bruchetti che poi distruggono tutto quanto in dispensa, e diciamo che l'invasione non è andata a intaccare tutto quello che avevo nei contenitori, quindi è nata all'interno di un sacchetto ed è rimasta contenuta nel sacchetto da cui è partita. Se avessi avuto invece tutto quanto messo nei sacchetti, si sarebbe propagata, perché questi bruchetti riescono a bucare le confezioni e quindi passare da un sacchetto all'altro, mentre nel contenitore le cose sono più protette. Sotto al forno invece tengo le teglie. Abbiamo la teglia per i cupcake, teglie varie quadrate, abbiamo la teglia quella in dotazione per il forno. Cerco di incastrarle a matriosca in modo da risparmiare spazio. Sotto la teglia in dotazione con il forno tengo la carta forno che lavo e poi riuso più volte. Nella scatola a destra, è una scatola per biscotti, mi sembrava carino mettere appunto le formine per biscotti, ne ho varie tipologie, in particolare questa qua mi piace molto per fare le crostatine ripiene. Scendendo ancora nell'ultimo scomparto ho i taglieri che uso quando ho ospiti per servire tartine, bruschette come aperitivo. In questa scatola tengo vari accessori che uso poco, un po' sono delle robot da cucina, questo ad esempio è un gancio per impastare, varie coppa pasta, comunque accessori che utilizzo poco. Abbiamo poi due teglie tonde, io amo tantissimo gli stampi a ciambella. Nelle scatole invece ho varie buste, buste del pane, buste di plastica che mi danno i miei genitori e poi lavo e riuso più volte, tappi vari. Mi piace averli tutti quanti raccolti in questa scatola in modo da non avere cose sparse in giro.
In quest'altra scatola invece tengo i contenitori piccoli, sono sempre del set dell'IKEA che avete visto prima. Li uso per la pappa della cagnolina, così ce l'ho già porzionata e sono molto comodi. Allora, poi qua abbiamo un lavandino piccolino, è veramente minuscolo, è il più piccolo che esisteva e serve soltanto per lavare ad esempio la frutta, serve per prendere un po' di acqua in modo da non dover andare sempre di là dove c'è il lavandino principale. Per entrambi i lavandini ho scelto il bordo piatto, lo trovo molto comodo, infatti quando inevitabilmente l'acqua esce fuori posso ributtarla dentro con la mano e in questo modo la maggior parte la elimino e poi mi rimane soltanto da asciugare quello che resta. Per finire il giro, qui questa parte qua della cucina è vuota. Poco prima della quarantena stavo andando a comprare delle cosine da metterci, mi ero finalmente decisa, avevo anche scelto cosa, ma poi dopo non sono più riuscita e adesso il video lo registriamo lo stesso anche se appunto qua è vuoto. Mentre dal lato opposto abbiamo questa colonnina che con Elisabetta sfruttiamo anche per creare uno sfondo un po' più decorato. Qui ho messo dei piattini, questi li usiamo anche per fare le foto, qua ho dei barattoli. Qui sotto invece, siccome nel video non si vede, devo ancora finire di sistemare. Se avete idea su cosa potrei mettere, le accetto molto volentieri. Allora, siamo pronti per andare di là e vi faccio vedere il retro. Allora, qua dietro la situazione è un po' più antipatica perché di spazio ce n'è poco e l'obiettivo non è abbastanza grandangolare per far vedere tutto quanto. Comunque io qui ho il lavandino bello ampio per lavare tutto quanto e non so se viene inquadrata, ma qua sotto c'è anche la lavastoviglie. Qui ho messo sia da un lato che dall'altro, adesso vi faccio vedere, delle mensole che ho preso all'IKEA dove tengo tutti quanti i bicchieri e i piatti e le tazze e la colazione. Questo qui è sempre dell'IKEA, è il mio scolapiatti e qua di solito tengo uno straccetto con cui, su cui appoggio le cose appunto gocciolanti, tempo che lavo tutto quanto, asciugo e metto a posto. E un'altra cosa che ho apprezzato tanto è la possibilità di avere il rubinetto mobile. In questo modo tutta quanta la schiumetta che si forma nei bordi la riesco a togliere semplicemente orientando il getto e non ho più bisogno di fare quell'operazione scomoda di riempire con le mani l'acqua e poi buttarla nei bordi per togliere la schiuma. La scelta di avere due piani cottura distanti tra loro e differenti può sembrare strana, ma è stata pensata per appunto registrare i video in questo modo. Se io e Elisabetta ci vogliamo cucinare qualcosa per pranzo non dobbiamo per forza utilizzare quello spazio lì che può essere completamente dedicato invece alla registrazione, quindi riusciamo a cucinare o comunque ad avere un altro piano cottura senza far vedere nel video ad esempio che c'è una pentola che sta continuando a cuocere con le lenticchie mentre noi stiamo facendo i biscotti. In questo cassetto tengo un po' di tutto, accessori del robot da cucina e questi tappi in silicone che sono molto comodi perché consentono di sostituire la pellicola usa e getta. Sono molto elastici e si mettono sopra i barattoli per chiuderli e metterli in frigo. Sotto abbiamo tutte quante le ciotoline in vetro trasparente che utilizziamo nelle video ricette, quando vedete tutte quante quelle belle ciotoline con all'interno gli ingredienti, appunto ne abbiamo una bella scorta e le tengo tutte quante in questo cassetto. Ancora sotto invece tengo le bowl, le ciotole, la mia preferita è questa qua enorme in metallo, si lava molto bene ed è leggerissima, quindi la preferisco rispetto a quelle in vetro. Per recuperare spazio, questa parete qui l'ho attrezzata sia con questi gancetti dove tengo attaccato un po' di tutto, sia con altre due mensoline sempre dell'IKEA e con dei gancetti tengo attaccate le quattro padelle che utilizzo. Mentre qua sopra abbiamo tutte quante le pentole. Una cosa che vi consiglio di acquistare è questo coperchio, mi sono trovata molto bene, si adatta sia a questa
sia in questa ma anche in questa e ho soltanto un appunto un oggetto. Alle mie spalle ho invece il congelatore, che non vi apro perché qui lo spazio è veramente limitato, e sopra invece il forno a microonde. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima!